Per un lungo periodo ho amato un uomo, ma ora lui per me è come se fosse morto. Però il mio cuore è sempre con lui, sempre, in cielo. Allora è morto veramente? No, ma è pilota. Ah? Voi non potete immaginare, no, certo. Cosa può essere per una donna aver amato per una volta nella vita un aquilotto? Anch'io ho amato un'aquilotta. Sì? Una viatrice? Una di Aquila. Abitava di fronte a me. Ah. Dunque il tango lo ballate bene, mi prenoto. Beh, sì, lo ballo bene, il tango. Per fortuna è tornato di moda adesso. Adesso andrà nelle Baleari, a Palma de Mallorca. Ah, il tango? No, no, l'aquilotto. Ci andrà volontario. Fui io a lasciarlo, sapete, spontaneamente, perché lui aveva bisogno di libertà. Anelava la libertà e io non volli tartargli le ali, si ecco. Capisce l'aquilotto, eh? Certo che non era un uomo normale, non era un uomo normale. Ah, in che senso? Una chinaviscia? Faceva il saluto romano. Alzava il braccio lentamente, lentamente. Allora non era più un uomo, era un simbolo. Quanti anni avete? Quanti me ne date? Pochi. Prendete qualche cosa? No, grazie. Non trovate che è molto romantico qui? Sì, ci sono altri posti che forse lo sono di più. Per esempio i viali di Villa Borghese. Oh, per carità, roba vecchia. Qui invece si respira un'aria più fresca, nuova, vibrante. Specialmente quando si passeggia in vostra compagnia. Come siete galante. Potrei sembrarvi un po' retorica, ma vedete, solo vicino a loro io sento... sento che aleggia lo spirito della patria. Ecco, ora capisco. Aleggia, voi lo sentite soprattutto perché aleggia. Ai coniugi di Gennaro tutto dolce, niente amaro. Per l'augurio più fecondo di vedere tanti balilla al mondo. Con l'augurio più sincero di far carriera al ministero. Ti riconosci? Eh sì, eravamo in guerra. Avevamo 20 anni. 20 anni. Questo sono io. Questo sei tu. E quell'altro? E l'altro? Mi pare. Ma questo è lui. Proprio lui, caro mio. È Benito. Hai visto con chi ci siamo andati a fare fotografare noi altri, eh? E chi vuoi? Chi poteva immaginare con tanta gente che andava e veniva? Ma guarda, guarda, guarda. È Benito. Benito. Tu sei in marcia su Roma, vero? Stavo già a Roma. Ah, sì? Sì, purtroppo la marcia non l'ho potuta fare. Ah, stavo già qui. E dimmi, dimmi, lui lo saprà che tu sei qui nel mio gruppo? Potessi parlargli, saprebbe tutto. Simpaticone. Saprebbe tutto. Magari sapesse tutto. Saprà. No, non sa niente perché lo tengono all'oscuro, i papaveri, gli alti papaveri. Noi dovrebbe interrogare. Noi che siamo qui vicini al popolo, sentiamo il popolo. La massa. In breve io gli ho scritto, sì. Ma lassù mi hanno sempre bloccato le lettere, sai, gelosia, sì, forse. Sì. Allora avrei pensato di montare la guardia a Palazzo Venezia. La guardia? Sì. Così lui mi vede e dice, ecco, un amico che non mi ha dimenticato, che vigila sulla mia persona, e io sarò contento. Io la voglio montare la guardia. Fatemi montare la guardia a Palazzo Venezia. Questa è una bella idea da parte tua, ecco. Ma montare la guardia a Palazzo Venezia... Una mezz'ora. Non è questo. Un quarto d'ora? No, non è questo, è per la gelosia degli altri. Ah, tu dici... Dovresti seguire la trafila, ecco. Dovresti frequentare il gruppo, prendere parte attiva alla vita del gruppo. Sì. So, fare un po' di ginnastica. Tu hai il bersagliere, no? Allora, sai, in un certo momento io ti noto e... meriti speciali, ti faccio montare la guardia. Ho capito, ti ringrazio. È entrato. Da dove? Da dietro.